Presto ci sarebbe stato il concerto annuale della banda dei Vigili del Fuoco e la squadra di soccorso 86 si era riunita per fare le prove. George non vedeva l'ora di ascoltare quella musica stupenda. Non preoccuparti, George, suoneremo meglio di così. Ci stiamo solo scaldando. Bene, possiamo cominciare. Uno e due, un, due e tre. George, queste prove sono solamente per i membri della banda. È la regola. E uno, e due, un, due, tre. Se non poteva suonare in quella banda, George avrebbe dovuto mettere su una sua banda. Per prima cosa aveva bisogno di uno strumento. Non posso farti suonare il mio basso tuba, George. Questo è uno strumento molto delicato. Come sono andate le prove? Bene. Ci sarà un concerto da non perdere. Il mazzo di chiavi del portiere suonava come un tamburello. Preparo il pranzo. Ti va un piatto enorme di legumi, George? George doveva trovare qualcosa dove mettere le chiavi in modo che tintinnando avrebbero prodotto un suono. Il pranzo è quasi pronto. Sai dov'è finita la chiave dell'armadio dell'ingresso? Ho una scatola piena zeppa di vecchie chiavi che ormai non uso più. Potresti suonare con quelle. George si rese conto che si poteva fare musica con qualsiasi cosa. Vuoi fare della musica con i rifiuti da riciclare? È così? Ora hai abbastanza strumenti per mettere su un'orchestra. George e l'uomo dal cappello giallo lavarono i futuri strumenti musicali. Non pensarci neanche, George. Quelli sono i coperchi delle mie pentole migliori. George non sapeva esattamente quali strumenti stesse facendo, ma sapeva quali gli piacevano. Ha!
Vado dal droghiere a comprare del riso. A quanto pare è finito. Un suono stupendo. Che cosa hai usato per... Oh oh! Di certo il riso va bene per preparare una cena, ma anche per le maracas è perfetto. Vado a ricomprarlo. Ora Giorgia aveva i suoi strumenti. Servivano dei musicisti che li suonassero. Vuoi curiosare un po' in quella scatola, George? Accomodati. Certo, puoi prenderli in prestito. Sono i biscottini di Handley, i croccantini al tonno di polpetta e il mangime per gli uccelli. Ne vuoi un po' anche tu? Handley era molto curioso. Perché una scimmietta voleva i biscottini per cani? Il piano di George era stato quasi portato a termine. Era riuscito a mettere insieme strumenti e musicisti. Il concerto poteva cominciare. George, come capobanda, aveva imparato una cosa. I musicisti adorano mangiare gratis. Ancora non era una bella musica, si stavano solo scaldando. George non riusciva a capire quale fosse il segreto per costringere i musicisti a concentrarsi. Ma che succede? Cos'è questo baccano? Chi c'è lassù? Pronto, Vigili del Fuoco? Quel tizio ha detto che un vagone pieno di cani e gatti è arrivato dallo spazio e è atterrato su quel tetto. Perché non abbiamo mai delle chiamate normali? Accidenti! Dovevo immaginarlo. Ciao, George! George cercò di spiegare che stava dirigendo una banda musicale di animali, una banda come quella dei Vigili del Fuoco. Ehi, hey,
Con questi si potrebbero ottenere delle belle melodie. Ehi, Andy, anche tu stai pensando a quello che penso io?